Argentina fresco del successo in Coppa America, le chiedo subito un'analisi della gara di oggi, come ha visto il Latino. No, mi è piaciuto, ho visto una squadra soprattutto che sa soffrire, e questa in partenza è un valore importantissimo per raggiungere qualsiasi obiettivo, capito? Si è saputo chiudere e soffrire quando loro attaccavano, ha saputo ripartire con poche forze, con voglia per far male, e poi quando il rivale l'ha permesso e comunque quando loro stavano in piedi hanno pure giocato. Poi hanno difeso il portiere 15 minuti quasi, hanno preso solo un gol, quindi vuol dire che è una squadra che sa soffrire, questo per raggiungere qualsiasi obiettivo è importante. Più bravo in Latina che ha reso tutto facile o qualche demerito secondo le anche del Corigliano? No, credo che il Corigliano è una squadra divisa in due fasi, quando attacca fa male e quando difende soffre a rientrare, a tornare indietro, a giocare con la difesa, con tutti i giocatori, tutti i quattro giocatori dietro il pallone. Si vede che lì soffre un po', però comunque è una squadra che se parte, si mette in vantaggio, gioca con spazi, ti può far male, quindi è stata subito aggressiva. Credo che il Latina ha dominato in quel senso tatticamente tutte le situazioni di gioco, credo che è stato più merito del Latina che del merito loro. E chiedo qualcosa anche sugli argentini del Latina e una parola anche per Enrico Rosati, che oggi è stato protagonista di questa gara. Sì, va bene, gli argentini sono venuti ovviamente a vederli, sto qua per loro ovviamente, anche se ho degli amici, mi fa piacere ritornare visto che questo campo ci ho giocato contro e comunque li ho incontrato tante volte. Ovviamente l'obiettivo importante era vedere i giocatori, ma non perché per questi 40 minuti vado a fare una scelta, io bene o male li conosco. Abbiamo adesso un torneo molto importante, ma ci abbiamo solo 10 giorni per prepararli, mentre gli altri nazionali ce la stanno preparando da 2-3 mesi fa, quindi devo capire bene, scegliere bene d'accordo al poco tempo di lavoro che ci abbiamo, e mi devo presentare con oltre a 14 giocatori bravi anche una squadra che sa quello che fa. Invece se siamo fortunati, va tutto bene, se Dio vuole ci qualifichiamo al mondiale, allora con già 2-3 mesi di preparazione sarà completamente tutto diverse le scelte. E con il ragazzo mi fa piacere perché comunque abbiamo amici in comune, mi hanno sempre parlato bene, è bene per il movimento italiano, è bene perché una società ci conti, ci scommetta sui giocatori italiani, e poi anche per vedendo un po' i giocatori, sono 6 stranieri, il mister li spremi molto, li dà tanti minuti, la stagione è lunga, ci saranno gli infortuni, ci saranno le squalifiche, e sicuramente il mister, io credo che sarà, cioè, o comunque sarà molto contento del fatto che veda che i ragazzi italiani gli possono dare minutaggi oltre al risultato. Per il presidente, il Latina oggi va a 13, supera di un punto il Corigliano dopo il successo 7-1, questo che vuol dire a livello proprio di campionato? Ma io ho sempre detto che bisogna affrontare partita dopo partita, ovvio. Per come era partito il Corigliano, oggi essere sopra di loro è un grande risultato, anche in ottica Final Eight, che è uno degli obiettivi a cui noi teniamo tantissimo, una competizione bellissima alla quale vogliamo fortemente arrivare, e quindi oggi questo risultato è forse fondamentale. Un eventuale pareggio o sconfitta ci avrebbe tagliato fuori. Abbiamo ancora 2 partite, purtroppo il calendario ancora non è definito perché ci sono squadre tipo il Caos, che a vedere la classifica oggi è a 4 punti ma ancora 5 partite da giocare, quindi teoricamente con 15 punti in palio sicuramente siamo in una posizione migliore della loro, però dobbiamo secondo me fare almeno un altro punticino. Quindi abbiamo 2 trasferte adesso veramente brutte con la Coggianco a Genzano e con il Montesilvano. Abbiamo sicuramente messo in cascina dei punti importanti, però non possiamo sicuramente mai abbassare la guardia, perché è un campionato veramente dove non c'è una partita scontata. Adesso non so, in questi momenti sta finendo di giocare la Lazio con la Coggianco, fuori casa era in vantaggio, quindi mancavano pochi minuti, adesso non so com'è terminata la partita e se è terminata, ma questo a testimonianza che non c'è nessuna partita veramente scontata.
si diceva che Latina trova giovamento nel giocare partite in casa, però Latina ha vinto anche due partite in esterna. Vuol dire che questa squadra sta crescendo su tutti i punti di vista. Ma sì, credo che giocatori tipo Arnaldo e Borja Blanco abbiano dato sicuramente quella esperienza che magari lo scorso anno mancava, quindi riusciamo a gestire sicuramente meglio le partite, le situazioni difficili, anche se sono convinto che se riusciamo veramente a eliminare gli ultimi difetti, questa può essere una squadra che può giocarsela veramente per anche grandi obiettivi. In questo momento paghiamo sicuramente anche gli infortuni di Terenzi e di Bacoli, che sono per noi due giocatori, non dico fondamentali, però che danno veramente una grossa mano, non sono dei giocatori comprimari. Quindi speriamo di recuperare per la partita di Gianco Giaiuri e poi per quella di Montesilvano, ma sarà forse difficile, però Terenzi purtroppo ha saltato praticamente tutto il girone d'andata dalla partita con Rieti, ha avuto un problema serio alla caviglia, adesso ne stiamo venendo fuori, però ecco, insomma, per noi sono due assenze pesantissime. Poi ovvio, se esce qualche imprenditore, mister, che ci dà una mano e ci consente di fare un innesto a dicembre, sarebbe sicuramente ideale, però come dobbiamo anche accontentarci di quello che abbiamo, è una rosa con dei limiti forse numericamente, però con dei giocatori credo veramente di spessore. L'ultima, quando la rivedremo alla Latina? No, veramente non lo so, adesso devo fare un po' un tour europeo e spero presto, comunque si torna in Italia, mi fa piacere venire qui, quindi adesso veramente c'è la testa una qualificazione per il mondiale, dopo di là sarà tutto più facile. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.